eccoci qua tornati su Yo-Gai Watch 3 Randomizer. Abbiamo finito la scorsa volta le avventure con Nate, o meglio la sua prima parte delle avventure del primo secondo capitolo, e dobbiamo continuare l'avventura con Alius per raccogliere nuovi indizi e abbiamo una squadra che è tremenda. Volalt, che vola alto su del cielo. Voleva mandare nello spazio Sapion, ma il razzo è esploso. Usapion. Comunque sì, abbiamo scoperto che il dottor Volalt è ancora vivo e dobbiamo andarlo a trovare all'ospedale perché era stato ricoverato. Capitolo 2, un razzo pieno di speranza. Per raggiungere il dottor Volalt, però dobbiamo superare questi yokai cattivissimi. Ce l'ho fatta comunque, sia non incontrare nessuno. Bene, benissimo. Siamo arrivati in ospedale. Oh, non dobbiamo fare alcun tipo di check-in, nessuna ricerca. Perché dobbiamo solo andare a trovare Volalt. Quindi dovrebbe essere una cosa veloce. Oh no, attenzione, Volalt è in questa stanza. Sta male. È una stanza privata. Quindi questo c'è i soldi. È qui dentro. Vediamo un po' che dice. Lasciami da solo. Io sono Luca Bottale, la voce di Usopp. Ma siamo a un passo dalla fine, la prego, dottore, torni al laboratorio. Non c'è altro che possa fare. È stata una perdita di tempo. Non funzionerà, il nostro razzo non arriverà nello spazio. Ma professore, non può smettere di sperarci. Lei è il dottor Volalt. Dirò ai bambini che non si potrà fare la gita spaziale. Però Luna non è una bambina che demorde. Luna è bambina, ormai è una ragazza, un'adolescente. Vuole costruire lei il razzo per Volalt e insieme a Sapione ce la faremo. Ma prima di andare a scoprire come costruire un razzo spaziale, dobbiamo andare alla Slot Kai. E la Slot Kai si trova ovviamente al Monte Selvoscura. Eccoci alla Slot Kai. Oh, allora, non mi sembra ci siamo. Oddio, a parte Caldo, canno, come si chiama? Mi andrebbe anche bene come terzo premio. Oh, i bot. Vai, 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 vai. Magari, oh, la fortuna sfacciata. No, niente fortuna sfacciata. Mai, mai. A tutto karate te lo puoi tenere. Comunque sei un grande scostumato. Però c'era anche ora Bust. Oro! Attenzione! Ah, secondo premio. Doveva uscire nera allora. Uso le monete di gioco, dai. Non può finire così. Oh, rossa, ok, non male. Perché parlo? È chi penso che sia. Allora, questo è un razzo, ovviamente. Diversi razzi. E lei è Paola Portalia. C'è una presenza negli archivi. Oh, attenzione, eccolo qui. Vabbè, sì, c'è una cacca su uno stecco. Che bello. Ah, mi avete trovato! Sono io, professor So, quello che ha la cacca sullo stecco. E se non fate i bravi, vi sporco con la mia caccona. Troppo? No, andava bene. Ehi tu, chi sei? La fuoco, cosa voglio? Combattere contro di te. Non brucerai più se ti sconfiggo, però. Ti bagno con l'acqua. Scherzavo sul bagnarti con l'acqua, era una battuta. Sconfitto Can Can e presa anche l'esfera media della Wisp che passa. Là là. Oh, Can Can in squadra. No, cambia lo yokai quando poi viene in squadra. Dannazione, mi accoltello la gamba. Ma come Leo Fuoco? Ma allora perché non. Ma perché non mi hai fatto combattere contro Leo Fuoco? Forse era. Oddio, forse era pure più difficile con Leo Fuoco. Vabbè, comunque eccolo qua, anche fosse. Sì, poi è uno yokai particolare che serve per il Megazord, però. È uno spoiler grosso come una casa. Dovremmo completare i favori di Kainet ora. Tipo le tre missioni chiave, però, di Kainet qui in realtà. Una cosa un po' diversa. Diamoci da fare allora. Dunque, la prima missione ci richiede di sconfiggere tre crani vuoto. Quindi è quello che faremo. Sconfiggeremo tre crani vuoto. Eccoli qua. Let's go. Fammi capire. Elasticolpo. Lo devasta. Perfetto. Tre crani vuoto andati. Resta, abbiamo sconfitto quei tre crani vuoto. Sì, sono una strada del passato. La prossima che ha bisogno di aiuto è Nevaria. Dobbiamo portarle un gelato, a quanto pare. Mi sono finito i soldi, Nevaria. Sei contenta? Ecco, Nevaria. Spero che sia di tuo gradimento. Il cono gelato. Ah, quello fruttato volevi. L'ho preso tutte e due. Così ce l'ho anche per me, per i miei yokai, ovvio. Come ultimo favore devo debellare un'infestazione di grillorbici. Va bene. Però ci è voluto un po' a farti compare i Tato, eh. Boh, non vorrei dire niente, però. E sconfitto Grillorbice, l'ordine è ristabilito in via dell'Accademia 18.
Qua siamo tutti pronti per costruire il razzo. Ecco qua la combriccola. Dovrebbero andare bene tutti. Tu sei pronto lì con la... per istruirci? Salve, professore. Io sono Luna, cioè sono Alius. Beh, sono un'amica di un amico. Un amico a cui le hai fatto una promessa. E che potrà mantenere oggi. Ma se dovesse cambiare idea, l'aspetteremo sul Monte Selva Oscura. Vediamo che ci raggiunga. Vado. Perché mi guarda con quell'aria così ceruta? Mo arriva Naruto, eh? Guardalo! Guardalo! Oh, sono arrivato finalmente. Ho combattuto 58 nemici, ma ce l'ho fatta. Bro, certo! Non è prof, è bro, capito? Oddio, dobbiamo costruire il razzo. Bene. Difficilissimo l'assemblaggio. Se sei la tastiera, sì. Allora. Perché le freccette le ho messe in parti strane della tastiera. Ok, telaio. La V. E il razzo è costruito. Quindi, non so come faccia a partire un razzo fatto di giocattoli, però l'amicizia tra yokai permetterà di farlo volare. Oh, eccolo qua, è il nostro razzo. Dunque, Leo Fuoco ci pensa ai motori. Perfetto, quindi in qualche modo lo fa partire. È un giocattolo comunque il razzo, eh. Io ricaricherò le batterie. Va bene. Lasciate fare a me per il raffreddamento. Vabbè, è giusto. E pelo codo, pelo ovunque che fa? Ah, gli urti morbidi e sinuosi. Con delle curve pericolose. E poi il sistema computerizzato che ci dà professorso. Geniale. Eccolo qua. Complimenti! Non abbiamo fatto nulla di che. Oh, andiamo a chiamare professor Volalt ancora una volta? Io eviterei, se potessi. Però forse sta qui, perché facendo un'altra volta all'ospedale era un po' una rottura di scatole. È venuto sul serio! Beh, è stimolato la mia curiosità. Un po'. E questo l'hai costruito tu, non Bo. Lui ci vede. Quindi lui vede gli yokai. 3, 2, 1, che sta succedendo? È malapena decollato! Avete fatto del vostro meglio. Va bene. Ora è meglio che vada. No! Non lascerò che dimentichi la nostra promessa! Aiutiamoli! Brucia! Brucia! Pelo, pelo! E a quanto pare il razzo è decollato, con non poco sforzo, ma ce l'hanno fatta. Ma come può una ragazzina fare tutto questo? Nulla è impossibile. Col potere dell'amore! Ah no, quello era Gumball. Quello è il potere dell'amicizia. Vabbè, guarda, ti faccio vedere io, eh. Tu indossalo e fai luce. Ora puoi rivedere suo vecchio amico. Però devi toglierti il casco, Usapion. Dovrebbe succedere qualcosa. Nani? Ma non vede niente? Ah, fa furbo lui, eh? Lei vedeva Usapion anche prima che avessi lo Yokai Watch, non è vero? Ha usato sempre voi da quando è arrivato qui. Oh sì, lo dice anche lui, oh sì. Piccolo non è più quella creaturina indifesa e spaventata. Il mio caro piccolo deve seguire il suo cammino, quindi il dottor Volalt l'ha fatto per il bene di Usapion, certo. Insomma, io direi che ci sono un po' troppe persone che possono vedere gli Yokai. Senza ausilio, intendo, dello Yokai Watch. Sono un po' troppe. Scognigliata. Penso proprio che dovrei ringraziarti per il tuo aiuto, Alius. Beh, è stato un lavoro di squadra, no? Galattico, spaziale. Referenziale, anche direi, eh? Bene, vediamo che... Ah, ma quindi con lei è finita? Del sole, i signor Belli avranno un ruolo importante nel prossimo capitolo.
Stai scherzando, vero? Capitolo 3. Investigatori del mistero in attività. Il mistero chiama. Sì, ma devi stare buona, Luna. Io devo ancora finire con Nate. La prossima volta finiamo con Nate, va bene? Ad ogni modo, le avventure di Arius oggi terminano qui. Nel prossimo video andremo a vedere cosa ha sentito Nate. Cos'era quel rumore metallico? Chi era quello che faceva quel rumore? Chi sbatteva la porta? Insomma, quant'altro? Ma oggi la terminiamo qui. Amici, vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!